Le nozze di Cana, parte 5. Vedete come Maria è realmente nostra madre. È madre di Gesù, ma è anche madre nostra, e in questo senso madre dei viventi, madre di tutta la Chiesa. Infine, i priscillianisti, un'altra setta, prendevano l'occasione dell'errore da quell'affermazione di Gesù che dice: "Non è ancora giunta la mia ora", come se Gesù dipendesse da una specie di fatalità, dagli astri, anche al giorno d'oggi, sorelle. L'astrologia è una piaga vera e propria. Vedete quanta gente che pure frequenta la Chiesa, però crede nel contempo agli influssi astrali. È un combattimento duro, quello con ogni sorta di superstizione. D'altra parte non può essere diverso, perché ogni epoca di incredulità è anche un'epoca di crescente superstizione. Costoro, quelli che pensano che Gesù fosse sottomesso agli astri, alla fatalità, non sanno chi era Gesù, il Creatore, il Signore dell'universo. Quindi a Gesù gli astri sono sottomessi, non lui agli astri, né lui alla fatalità, ma ogni corso degli eventi del mondo è prestabilito da lui, è predeterminato da lui. Gesù dunque non soggiace a nessuna fatalità, tant'è vero che anche noi stessi non dovremo, come cristiani, come liberi, cioè dotati della libertà di figli, non dovremo mai considerarci ancora soggettati ai tempi, alla fatalità, addirittura agli astri. San Tommaso dice: "Può anche darsi che la parte esterna, corporea dell'uomo, dipenda dagli astri, ma non certo la parte razionale. Quindi bisogna rinnegare la razionalità e la spiritualità dell'uomo per credere che l'uomo sia sottomesso agli astri." Che cosa voleva invece dire questa parola di Gesù? "Non è ancora giunta la mia ora." Non che egli fosse sottomesso a qualche fatalità, ma che non era giunta ancora l'ora predeterminata, prevista dal Padre suo, come l'ora della sua passione. Tutta la vita di Gesù è un'ora perfetta, quella che i greci chiamano Kairos. È tanto bella questa espressione che è quasi intraducibile, perché noi diciamo tempo. Questo in greco si dice Kronos. Quando i greci dicono Kairos, intendono dire che il tempo è un momento di grazia. Così tutta la vita di Gesù è un'ora, cioè un Kairos perfetto. È un attimo, una durata perfetta. Quel tempo è il tempo della pienezza, il tempo privilegiato, il tempo della riconciliazione. Ecco che cosa significa la venuta dell'ora. La vita di Gesù, il servo perfettamente obbediente di Dio, nella vita di Gesù tutto è prestabilito da Dio, l'ora della sua passione, ma anche l'ora del suo primo miracolo. La domanda del Salvatore: "Che cosa da fare con te, o donna?", viene interpretata da Sant'Agostino alla luce delle due nature di Cristo. È interessante questa interpretazione agostiniana che rivela la dualità divina ed umana di Gesù. Dice infatti Sant'Agostino: "Fare i miracoli, fare i prodigi, conviene a Gesù secondo la natura divina che egli ricevette dal Padre. Invece, soffrire, patire, morire per noi, gli conviene secondo la natura umana che egli ha ricevuto dalla Madre." Ecco perché Sant'Agostino dice che nel momento del suo primo prodigio Gesù sembra non riconoscere sua madre. Non perché non la riconosca come madre sua, ma proprio perché Gesù vuol dire: "Il potere di fare dei miracoli, e l'ora in cui devo compiere dei miracoli, anzi il primo miracolo, è un'ora ed è un potere che non dipendono da nessuno, se non dal Padre mio, che è nei cieli." Quindi Gesù, nel suo fare miracoli, rivela la sua natura divina. Mentre gli altri santi fanno i miracoli solo intercedendo presso Dio, cioè invocando Dio, Gesù fa i miracoli, certo invocando pure il Padre suo, ma li fa anche per autorità propria, essendo lui il verbo consustanziale. Allora il potere di fare miracoli deriva dal Padre. Invece, nell'ora della passione, perché quel corpo che Gesù ha assunto per la nostra salvezza gli viene dalla Vergine, ricordate la lettera agli Ebrei, nella quale San Paolo fa appunto a dire al Salvatore, venendo al mondo: "Tu non mi hai chiesto sacrificio né olocausto, ma un corpo mi hai preparato." Quel corpo è preparato al Verbo del grembo virginale di Maria, dallo Spirito Santo. Quel corpo è destinato ad essere la vittima pasquale, ad essere appunto la vittima dell'espiazione. Ecco allora perché Gesù avrebbe chiamato Maria sua madre dall'alto della croce. Dice Sant'Agostino, in un'interessante interpretazione, che qui Gesù sembra quasi non voler riconoscere sua madre, perché dice: "Non da te, bensì dal Padre mio, viene il potere di fare i miracoli." Nel momento però della croce Gesù dirà al suo discepolo prediletto: "Ecco la tua madre", conoscendo veramente Maria come la madre sua nell'ora dell'agonia.
nell'ora della morte e della passione redentrice. San Giovanni Crisostomo, invece, dà l'interpretazione più comune, dicendo appunto che la Vergine Santa, piena di zelo per l'onore di suo figlio, voleva che il Cristo facesse i miracoli prima del tempo prestabilito. Il Signore, invece, attese ancora un po'. Vedete la premura di Maria? Gesù asseconda la richiesta di Maria, però non subito. Gesù attese che fosse avvertito dagli sposi il difetto del vino, affinché il miracolo fosse più opportuno, più evidente, spronasse l'uomo maggiormente alla riconoscenza. Questo rientra nella logica di Dio. È bella la premura di Maria, che ha anticipato gli eventi, ma è molto, molto fondata l'attesa di Gesù, anche per un motivo proprio apologetico. Vedete, care sorelle, non siamo fatti noi altri, non siamo facili a credere. Allora Gesù, per convincere gli sposi che veramente quel vino viene da Dio, non da accorgimenti umani, attende un attimo, perché si rendono conto veramente di aver bisogno dell'aiuto di Dio. Talvolta la pedagogia divina procede così anche con noi e noi ci lamentiamo e non siamo contenti perché diciamo: Signore, esaudiscimi, dammi quella grazia. Aiutami in quella determinata circostanza. Il Signore sembra essere lontano, sembra essere in silenzio, sembra non fare nulla a nostro favore mentre noi lo imploriamo. Perché fa così il Signore? Perché ci conosce troppo bene. Se subito ci accontentasse, noi ce lo dimenticheremo nel momento immediatamente seguente. Quindi, anche l'esperienza del dolore, della sofferenza, della mancanza di qualche cosa di cui abbiamo bisogno, aumenta nell'uomo il ricordo del beneficio divino e della riconoscenza che deve avere verso il suo Creatore e Salvatore. Un'ultima riflessione ancora, quella che riguarda il mutamento dell'acqua in vino. Gesù non ha creato del vino, perché poteva fare anche così, poteva fare il miracolo, poteva creare del vino nuovo. Invece Gesù si serve di quelle 6 idre di pietra, che erano lì pronte, preparate, ciascuna colma fino all'orlo, con i servi in attesa. E che importa a me e a te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. E Maria, con pazienza straordinaria e soprattutto con fede incrollabile, dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà. Allora Gesù compie il miracolo e dice: adesso attingete. E i servi attingono del vino. È Maria che ha ottenuto questo miracolo, accelerando i tempi, perché Maria gode di un'onnipotente intercessione presso Dio. E non c'è altra via al Padre se non quella via che il Padre stesso ha tracciato. E quella via è Gesù, che per chiamare gli uomini da lui redenti ad uno stato sponsale, soprannaturale, spirituale, divino, tramite l'amore e della carità, compie il suo primo miracolo. E così sia.